dell'uva, tranquilli, tranquilli, dove ci aveva detto di restare prima di sparire. Quando è tornato gridando, così incomprensibili, ci aveva detto di salire in macchina. A quanto pare stiamo seguendo la macchina davanti, che ora è partita a palla di fucile, e noi dobbiamo tenerli dietro con sorpassi ancora più improponibili di prima. È un bel casino. Movie station. No, no, no. No, movie station è... Siamo arrivati a Guilin, sono le 5 del mattino. Alla fine siamo riusciti a lasciare Xiapu, siamo riusciti a prendere il treno. Adesso siamo arrivati, abbiamo viaggiato tutto il giorno, 1500 km in treno. Stiamo aspettando un pullman per andare alle risaie, per arrivare al fiume lì. Lo Fab ha appena spezzato una... Dai, perché hai tutte le volte? Pianta secolare. L'albero dei fontalmi sacri. Ha turbato la pace del... Del pompelmo. Del pompelmo, dell'albero dei fontalmi sacri. Saggi. Anche se stava per saggi, essere stuccicato da te. Siamo alla ricerca di un pescatore di cormorani per chiedere di fare delle foto stasera. Ci muoviamo lungo la riva del fiume e quindi stiamo cercando qualcosa per domani a pranzo. Ho trovato il pane. È pane. Questo sembra un pane. È pane. Chi ha trovato il pane? No, davvero, ho trovato il pane, sul serio. Questa è quella di patate. Però. Dai, ingredienti. Vabbè, ingredienti aiuta. Intanto gli ingredienti non aiutano perché non... è tutto cinese. Tutto cinese. Tutto cinese, difficilissimo. Poi non mancano anche i prezzi. Non, fidatevi che è l'unico, non è facile fare la spesa, non è che in un negozio cinese. C'è anche il sushi. Cioè, è meglio non saperlo. Che cos'è questo? Non lo so. Qui c'è un po' di carne seccata se volete.
l'anno scorso sono state perse, get lost. Sono state perse 30 persone ed è morto un turista e quindi adesso questa strada è chiusa e c'è il secondo passaggio. Andiamo su per il secondo passaggio, direi. Firmato il governo di Xi Jinping. Tam. State, chi ha? Che figo! Bello? Sì, cioè è strano, però c'era un cormorano che mi guardava e boh, mi fissava. È stato interessante. Ah, sì, sì, da. Ok, davanti, siamo andati sulla barca del pescatore e pescava i cormorani. Praticamente lui accende la luce davanti alla barchetta e così i pesci scappano, i cormorani sono già in acqua, sono tipo delle anatre e pescano, però non pescano, fanno per mangiare il pesce, però non riescono a mangiarlo perché intorno al collo c'è una specie di laccetto che non li lascia ingoiare il pesce. Così loro lo ingoiano fino lì, diciamo, poi il pescatore li tira su dall'acqua e glieli fa sputare tutti in una specie di cestino, di qualcosa, e così non riesce a ingoiare. I più piccolini riescono a passare giù intorno a sto laccio e se li mangiano. È stato tattico, divertente, a parte i moscerini ovunque e zanzare, non so cos'era, fa niente. Però no, è stato bello, è stato divertente.